Quindi signori, essendo con un canale YouTube dovrò pagare le tasse, giusto? Quindi quest'oggi vi andrò a spiegare come pago le tasse, come ho aperto partita IVA e come iniziare se siete alle prime armi. In realtà non sono un esperto del tema, voglio solo darvi la mia esperienza e cosa ho fatto per far sì che l'agenzia delle entrate non abbia ancora fatto toc toc e mi dica: Marco, sei in prigione, sei Stepney. Se siete dei businessman pazzeschi, vi consiglio di rimanere fino alla fine, che c'è una risorsa che vi potrebbe essere molto utile. Ma partiamo con ordine. Ho iniziato a farmi i miei primi problemi di dover pagare le tasse su YouTube quando ho fatto i video dei miei guadagni, che potete trovare nelle schede qua in alto, e molti nei commenti mi dicevano: sì, ma le tasse? Cosa fai? Le paghi le tasse? Allora c'era un problema però. Come dice il sito FiscoZen che ho trovato online, tra l'altro neanche a farlo apposta ho scoperto che FiscoZen è un servizio che permette di calcolare bene la propria partita IVA, quante tasse dovresti effettivamente pagare con i soldi che versi. Quindi interessante, non male. Allora li ho contattati per maggiore informazione e magicamente ho ottenuto uno sconto di 50 euro, 50 piripippi, per tutti coloro che si iscrivono tramite il link in descrizione. Quindi fossi interessati, mi sembra un'ottima cosa. Comunque più in là vi dico meglio. Torniamo alla mia esperienza. Ci sono categorie di persone cui non possono aprire partita IVA, tra cui minorenni, persone incapaci di intendere e di volere, persone non residenti sul suolo italiano, i pregiudicati nei primi 5 anni dopo aver terminato di scontare la pena definitiva, i dipendenti pubblici, salvo alcune eccezioni. Come potrete aver immaginato, ero un pregiudicato. A 13 anni ho commesso un grave reato e quindi fino ai 18 ho dovuto aspettare prima di dover. No, forse ero solo minorenne. Vabbè, lasciamo stare. Ma in ogni caso, appena ho avuto la possibilità, ma proprio appena, il giorno cui ho avuto la possibilità, il 7 maggio 2022, quando ho compiuto 18 anni, come possiamo vedere da questo documento, la data di inizio attività è 7/5/2022, tipo soggetto ditta individuale. Ho aperto la partita IVA, pazzesco. Prima di così non potevo aprirla, neanche un giorno prima. Per favore, Italia, fai come paesi come la Svizzera, con cui confini, che sono tanto belli e ricchi. Fai sì che anche i minorenni possano mettersi a posto autonomamente finanziariamente, perché in Italia per poter aprire partita IVA da minorenne bisogna essere un minore emancipato. Avevo visto una norma che per diventare minore emancipato bisognava sposarsi, perché non lo so, c'è una norma tipo scritta nell'Ottocento. Credo che al momento l'unico modo per poterlo fare è sottoporsi a tipo un esame psicologico da un giudice che deve dire sì, tu puoi farlo. Insomma, un casino incredibile. Quindi semplificate la roba per i minorenni che ne hanno tanto bisogno. Più che altro perché poi gli viene un dubbio minorenne, no? Si dice: ma non è che non posso farla perché non ce l'ho e quindi mi creano dei problemi? Non mi danno il modo di poterlo fare chiaramente, senza essere in un grigio normativo che uno dice cosa devo fare? In questo video quindi vediamo tutto quello che ho fatto per aprire partita IVA. Prima di tutto mi sono rivolto a un commercialista e gli ho spiegato la mia situazione. Io gli ho detto: guarda, io guadagno quei soldi abbastanza per poter permettere allo Stato di dire: ah, tu guadagni, hai un'entrata comunque media, costante, quindi devi pagare le tasse. Essendo che non sono dipendente di nessuno, non sono dipendente di Google che mi dà la monetizzazione di YouTube, sono come un imprenditore, una ditta individuale, come avete visto. Quindi devi pagare le tasse. E quindi ci siamo messi d'accordo e abbiamo aperto questa partita IVA. La prima cosa che mi ha fatto fare è aprire sul mio computer una PEC, che sarebbe una posta elettronica certificata, tipo Gmail, ma con la particolarità di non essere Gmail, pazzesco, incredibile, essere certificata. Quindi chi ti manda la mail ha la sicurezza, cioè gli arriva, credo, una conferma che la mail sia stata inviata e sia arrivata al committente, così che non puoi dire: ah no, non mi è arrivato, come su una mail normale che potrebbe accadere. Ho creato un alias mail collegato a Gmail in modo che mi arrivano le notifiche quando guardo la mia casella normale per vedere le collaborazioni con le aziende, posso vedere anche le PEC inoltrate in automatico dalla PEC al mio Gmail. L'ho fatta tramite Aruba ed è davvero comodo. Inoltre, essendo che la PEC è collegata alla tua persona, puoi accedere ad essa tramite lo speed, quindi vi consiglio vivamente di farvi lo speed, signori, è troppo comodo, puoi accedere ovunque. Una volta quindi avuta e configurata questa PEC, sono andato dal mio commercialista che mi ha fatto firmare dei fogli e da lì ho iniziato il processo per l'apertura della partita IVA. In pratica abbiamo depositato la richiesta e poi dopo circa un mese abbiamo ricevuto una conferma dall'agenzia delle entrate tramite la mia PEC. Inizialmente ero un po' spaventato, infatti apro il telefono, leggo Gmail e leggo Camera di Commercio di Imperia e dico: oddio, ho già sbagliato qualcosa. Vedi che questo mese non ho dichiarato quei 15 euro di monetizzazione, sono finito. Quando in realtà no, era questa mail della Camera di Commercio che mi diceva: ti sei da poco iscritto in Camera di Commercio entrando a far parte del registro delle imprese, l'anagrafe ufficiale delle aziende italiane che accoglie oltre 6 milioni di imprese. Che culo!
In pratica significa: da ora in poi, benvenuto nel club di chi paga le tasse. Ma passiamo al clou. Come le paghi le tasse, sporco evasore youtuber? Che dato che l'azienda americana, tu vai a pagare le tasse come se fossi in America, allora non paghi niente di tasse. Tipo Google che non paga niente le tasse, quindi di conseguenza anche tu non paghi niente. È vero? No, ecco no. Essendo che io faccio tutto il mio lavoro in Italia, cioè non me ne vado, non sono in Svizzera, in Germania, in Francia, devo pagare le tasse in Italia. Quindi no, non ho alcun tipo di beneficio e anzi pago come tutti quanti. In realtà io pago circa il 15% di tasse, non sono proprio sicuro di questo perché non sono mai andato a controllarci in precisione perché è molto difficile e soprattutto non voglio dirlo in generale perché magari uno pensa: ah, quindi io pagherò quelle tasse lì, ma in realtà dipende molto dal proprio codice ATECO, che sarebbe il proprio codice di categorizzazione professionale. Per esempio io sono tipo pubblicità e commercio, una roba del genere, perché essendo uno youtuber io guadagno tramite le pubblicità che vedete davanti ai video e gli sponsor che faccio, quindi è quello il fatto. Ed inoltre sono presenti i contributi INPS, che sono tipo i contributi pensione, che io dovrei volontariamente pagare per pagarmi la mia pensione quando sarò vecchio, ovvero tra 50 anni più o meno. L'unico problema è che i soldi che attualmente io pago all'INPS vanno ai vecchietti che attualmente sono in pensione. Se adesso ci sono 100 vecchietti in pensione e 100 persone che lavorano, quando io sarò vecchio, molto probabilmente ci saranno 100 vecchietti in pensione e 30 persone che lavorano. Capisci bene che il rapporto è un po' sproporzionato e io sarò vecchio e avrò pochi soldi perché non ci saranno quelli che potranno darmeli. Niente, piccola critica sociale. Comunque in ogni caso non è che pago proprio poco. Io pago 600 euro ogni 3 mesi di contributi INPS, che sono 2.400 euro all'anno, di soldi pensionistici che poi io do in più, cioè non sono tasse, sono proprio una cosa fissa che do sempre e non posso dire non le pago perché è obbligatorio. Il mio tono polemico credo abbia fatto capire il mio dissenso in tale cosa. Ma cosa fai tu personalmente? Hai fatto tante grandi parole, ma non mi sembra che tu sia proprio sveglio. Allora, la questione è la seguente. L'unica cosa che faccio io personalmente, non lascio fare al mio commercialista, è questa: andare e farmi le fatture quando mi arrivano i pagamenti. In pratica ogni volta che Google o Amazon o Hype o qualche sponsor mi invia una fattura, io vado su questo portale che mi ha dato il commercialista, che si chiama Passepartout. In pratica il commercialista mi ha fatto un modello, cioè mi ha detto la percentuale di IVA, ha messo quel modello lì, non ho capito bene cos'è, però in pratica l'IVA cambia in base al paese da cui stai pagando. Qua ho fatto la descrizione dove dico che cosa sto fatturando, affiliazione Amazon mese maggio 2022, il prezzo, quanto Amazon mi ha pagato, per esempio qua era 150 euro, e poi inserisco qua sopra, sono presenti i dati del cliente, quindi dov'è Amazon, il numero di fatturazione, la data di fatturazione e niente, l'indirizzo di Amazon che si trova in Lussemburgo, chissà perché, in quel paradiso fiscale. Questo è quello che faccio ogni volta che mi arrivano dei soldi. Serve essenzialmente per poi alla fine dell'anno fare la dichiarazione dei redditi e pagarci le tasse effettivamente. Ma ecco la risorsa che vi ho promesso all'inizio. In pratica se vivete a Badalucco, a Cervo o a Milano, potete utilizzare questo servizio per pagare la partita IVA in un modo molto comodo senza aver bisogno di un commercialista. Stiamo parlando di FiscoZen, è un team di consulenti finanziari che permettono di aprire la partita IVA completamente da casa tramite la loro piattaforma online. Hanno un servizio di clienti fatto da consulenti finanziari seri, non l'ultimo arrivato, che può aiutarvi a aprire la partita IVA e chiarirvi qualsiasi dubbio che magari in un video come questo non vi ho chiarito, insomma. Quindi potrete calcolare proprio da casa vostra quante tasse dovete pagare in tempo reale ed inoltre ci sarà un consulente finanziario a voi dedicato che vi aiuterà nella compilazione dell'F24, che è praticamente la dichiarazione dei redditi. E per via della natura online chiaramente i prezzi sono più bassi, infatti fossi tornati indietro probabilmente l'avrei scelto. Se avete dei dubbi, domande o perplessità in merito, non vi consiglio tanto di rivolgermi a me nei commenti perché non sono tanto esperto, piuttosto se volete andate in descrizione che c'è un link dove potete ottenere il piano annuale di FiscoZen scontato di 50 euro, che diciamo non sono spicciolini, ed inoltre una prova gratuita, una chiamata gratuita in cui potete comunicare con uno di questi consulenti. Insomma, mi sembra una carina idea, ringrazio FiscoZen per avermi dato questa possibilità. Consideratemi un membro utile della società, soprattutto voi vecchi che
criticate tanto i giovani, ecco, guardate chi ve le paga le pensioni, eh. Guardate chi versa 2400 euro all'anno per voi, per il vostro andare al supermercato. Vabbè, la smetto, scusate. Mi sa che per voi è stato un po' deludente perché non vi ho detto nella precisione la percentuale quante sono le tasse che pago. Quindi, dato che non voglio dare un valore simile perché magari è sbagliato, non sono un commercialista, vi rinvio al mio video in cui vi dico quanto ho guadagnato e vi fate due stime voi se avete voglia, nel senso. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao!